chi pensava che l'incognita più grossa per la buona riuscita della prima edizione di Danzaland potesse essere il fattore meteo, possiamo dire di stare tranquilli. Il pericolo è decisamente scampato, perché per il prossimo fine settimana si prevede un caldo quasi estivo, che certamente non inficerà lo svolgimento della manifestazione. Un programma ambizioso quello previsto, con 5 palchi collocati nelle piazze Napoleone, Guidiccioni, San Giovanni, Santa Maria ed un palco centrale in Cortile degli Svizzeri, dove sotto il sole delle 14 è stato tagliato il nastro, segno che la festa della danza può avere inizio. A presentare la prima edizione di Danzaland si è improvvisato, come lui stesso ha detto, Clady, uno dei ballerini più conosciuti della televisione, a lungo protagonista della trasmissione di Maria De Filippi Amici, e come lui molti dei maestri che si esibiranno e che insegneranno nelle masterclass di danza provengono da palcoscenici del piccolo schermo. Quelli di oggi sono stati Brian Bullard, Eugenio Buratti, Maura Paparo e Frederico Olivieri, al quale è stato consegnato un premio raffigurante Fred Astaire dal sindaco Mauro Favilla. A dare il via all'edizione è stato lo stesso sindaco di Lucca ed il presidente della provincia Stefano Baccelli, che hanno ringraziato la Fondazione Banca del Monte di Lucca per l'apporto economico indispensabile al raggiungimento di questo importante risultato. Il calendario vero e proprio di Danzaland riguarderà comunque le giornate di sabato e domenica, quando dalle 10 di mattina fino alle 23 si potrà vivere a fondo la magia della danza.